Allora amici, siamo fermati a quest'altra vignetta per l'autostrada in Austria, 9,60 € per 10 giorni. Ecco, mi raccomando, ricordatevi perché altrimenti multone. E a noi in Croazia purtroppo è capitato, comprandola un po' in ritardo, No, eh? in Slovenia. Eravamo in Slovenia, mi corregge Cinzia. No, mi ricordo, Croazia, Slovenia. Vediamo. Ok, allora l'applichiamo e proseguiamo tranquilli, In dai. alto a sinistra. In alto a sinistra. Allora amici, arrivati al campeggio a Innsbruck, adesso prendiamo le nostre bici e facciamo la ciclabile, andiamo a Innsbruck. E arrivati lì vogliamo fare una tessera, una card che dura 2 o 3 giorni, adesso vediamo, per sfruttare un po' vari sconti, mezzi pubblici e quant'altro, dovrebbe essere conveniente. Appena usciti dal campeggio si prende a sinistra, si percorrono poche centinaia di metri. E trovate una chiesetta. La chiesetta è questa, la vedete? Voi arrivate da lì, quindi alla destra della chiesa c'è proprio l'indicazione pista ciclabile centro. Beh, devo dire che con le bici è molto comodo, guardate che bella pista ciclabile. Adesso noi siamo partiti alle 3:35. Vediamo a che ora arriviamo. Ragazzi, 15:41 e siamo a Innsbruck. No, ragazzi, Maria Theresienstrasse. Abbiamo legato le nostre bici. E adesso andiamo lì al centro informazioni a vedere, di chiedere per la card. Allora ragazzi, la prima particolarità di Innsbruck, la piazza con il balconcino che ha il tettuccio d'oro, proprio davanti a noi. Ragazzi, ma che meraviglia è, spettacolo, eh! Amici, a metà di Maria Teresa Strasse c'è la colonna di Sant'Anna, Hard Rock Café. Guardate lo stile però. Particolarissime questi palazzi, sono tutti colorati, variopinti. Molto bella Innsbruck. È una piacevole sorpresa, devo dire. Ed eccolo amici, l'arco di trionfo di Innsbruck. Io non sapevo che ce ne fosse uno, ma è qui davanti a noi. Eccolo qua, in tutta la sua magnificenza. Guardate cosa c'è oltre, oltre l'arco. Allora ragazzi, dopo un'attenta ricerca, abbiamo scoperto cos'era quell'impianto proprio dietro all'arco di trionfo. Sky Jump Stadium.
Benvenuti amici, io sono Beppe, secondo giorno del nostro viaggio a Innsbruck. Dove siamo? Niente, siamo alla fermata di Lügenstrasse. Abbiamo preso il bus da Innsbruck e niente, siamo arrivati qui al castello di Ambras, castello rinascimentale bellissimo con una sala di ricevimenti stupenda. E fermata del bus, ve la faccio vedere, è proprio lì. Subito adiacente c'è questa salita che porta dietro di me al castello e 5-6 minuti saremo arrivati. Cinzia è già avanti a me, la raggiungo. Allora ragazzi, qui c'è una bella salitina da fare. Vabbè, nulla di impossibile. Pian pianino, qui dice 6-7 minuti e ci arriviamo, perché naturalmente il castello è in posizione sopraelevata. Eccolo qua. Però mica male, eh? Allora ragazzi, noi abbiamo la Innsbruck Card, però per entrare comunque al castello dobbiamo passare dalla biglietteria per farci dare due biglietti cartacei. Saliamo e andiamo a fare i ticket. Andiamo a cercare la biglietteria. Allora ragazzi, niente, invece di salire dobbiamo tornare giù, per cui ricordatevi, quando arrivate subito giù c'è la zona per mostrare le vostre card e farvi dare i due biglietti per l'ingresso. Allora ragazzi, appena entrate, subito alla vostra sinistra trovate il ticket shop, dove dovete mostrare, come dicevo, le vostre card e vi daranno i due biglietti gratuiti, naturalmente, perché già pagati, per entrare nel castello. Allora ragazzi, siamo qui nel cortile del castello e guardate, spätzle con la cipolla fritta e lì una bella cotoletta di maiale con un'insalata di patate e quelli dovrebbero essere i tilli o ribes, boh. Insalatone, insalatina, più che insalatone. Però guardate qua, una bella birra, eh? Palauner. Oh.
Allora ragazzi, panoramica del piccolo giardino del castello. Fate voi. È ora di prendere il Sightseer, l'autobus turistico con cui si può accedere e risalire a piacimento. Dopo aver fatto il giro della città, siamo saliti al Museo Kaiserjäger, posto in uno splendido punto panoramico sulla collina di Bergisel. Qui, nel 1809, i ribelli tirolesi guidati da Andreas Höfer sconfissero le truppe napoleoniche nella cosiddetta terza battaglia di Bergisel, ottenendo la loro indipendenza. Adesso è ora di riprendere il bus e ritornare in città. Allora ragazzi, siamo rientrati a Innsbruck, adesso sono le 17:20. Niente, andiamo a prendere le bici e poi rientriamo al camping, perché insomma oggi è stata una bella giornata, abbastanza stancante perché fa anche abbastanza caldo, soprattutto su salire al castello e nel punto panoramico dove ci siamo fermati col pullman. Per cui direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, sostenete questo canale, fate in modo di stimolarmi a fare sempre cose migliori. E buongiorno amici, terzo giorno a Innsbruck, io e Cinzia questa mattina, dopo aver visto il Palazzo Imperiale, prendiamo la funivia e andiamo su a 2200 metri, magari facciamo qualche tappa intermedia, vediamo. Adesso dobbiamo muoverci perché sono le 11 passate, c'è già parecchia gente, cioè guardate quanta gente che c'è, che stiamo aspettando. È gettonata questa, con la Innsbruck Car conviene sicuramente, non si fa nemmeno la fila, siamo entrati subito, abbiamo evitato anche tutta la fila alla cassa. Stazione Station Congress. Andiamo a vedere il panorama. Aspetta che leggo qua cosa c'è scritto. Vedete, hanno dei tratti all'aperto e dei tratti in galleria. Allora, noi siamo scesi alla stazione Alpen Zoo perché vogliamo andare a visitare questo zoo. Ha dentro 2000 animali e anche con specie di animali che si trovano solamente in queste zone, per cui lo andiamo a visitare e poi proseguiremo, saliremo a 2000 rotti metri. Prendiamo le scale, scendiamo. Ah, c'è qualche scaletta da fare. Ah, però potevamo prendere anche l'ascensore. Vabbè, ormai abbiamo preso le scale e le facciamo. Ma ragazzi, da quando siamo ad Innsbruck veramente praticamente tutti i giorni siamo usciti, adesso faccio attenzione perché sto anche scendendo le scale, siamo usciti per visitare, andare a vedere qualcosa, perché ripeto, abbiamo fatto questa Innsbruck Card che dura 48 ore, almeno c'è da 24, 48 e 72 ore, abbiamo preso quella da 48 ore
al costo di 63 euro cada una. Sembra un'enormità, però se voi volete visitare parecchie cose ad Innsbruck, ve la consiglio, vi conviene, perché alla fine ammortizzate tranquillamente il costo e ci guadagnate. Ecco qua, indicazione Alpenzu. Qua c'è già il cartello. Vabbè, 4 minuti a piedi, dai. Allora, naturalmente, amici, potete anche decidere di salire con la vostra auto. Abbiamo visto appunto auto già arrivare. Vi faccio vedere. C'è un grande parcheggio. Noi proseguiamo e continuiamo a salire. Per informazione, c'è anche il pullman che parte da Marktplatz e arriva qui ad Alpenzu. Vedete, sono vari parcheggi. Siamo entrati, c'è tutta una zona dedicata alle specie di uccelli, c'è anche un piccolo acquario e vi faccio vedere per i bambini spettacolo. Guardate che zona bellissima per i bimbi. Ci sono ogni tanto vari tavoli per potersi fermare a mangiare. Ora, amici, entriamo in questa voliera, vediamo cosa c'è. Allora, sento un rumore cinguettio degli uccelli, ma nel momento sinceramente non ne vedo. Dove? Dovrebbero essere queste varie specie di uccelli. Oh raga, noi saremmo stati anche sfortunati, ma di uccellini non abbiamo visto nemmeno uno. Qui c'è una zona dedicata ai gufi. Ragazzi, eccone un altro. Ma dove? Ma io non vedo. Oh raga, almeno i gufi li abbiamo visti, dai, è andata anche bene, dai. Allora ragazzi, c'è una lince. Guardate cosa ho visto. Salendo c'è questo punto panoramico, c'è anche un binocolo e là in fondo c'è Innsbruck e il trampolino per il salto con gli sci. Oh, ragazzi, io e la Cinzia ci siamo fatti una foto qui all'Alpenzu, che poi dopo la vedrete più avanti nel video. Ad ogni modo, adesso lasciamo lo zoo, vi faccio vedere il fondatore, eh? No, il direttore. Anzi, Cinzia mi corregge, il direttore, ecco, c'è anche scritto lì, benissimo. 72-79. Ah, ecco. Allora ragazzi, adesso per riprendere la funivia,
prendiamo l'ascensore. Vi faccio vedere il percorso. Cinzia, apri bene. D'accordo, la Station Congress. Prima fermata, seconda fermata Alpen Zoo, ce n'è un'altra. Noi adesso andiamo qui alla Sea Group perché c'è un ristorante che abbiamo visto, vogliamo provare a fermarci a mangiare lì, nel caso fosse pieno proseguiamo, qui all'ultima fermata c'è un altro ristorante. Nächster Halt, Station Hungerburg. Allora amici, alla prima stazione, dopo l'Alpen Zoo, si scende dalla funivia, si prende un'altra navetta per salire. Allora già qui alla stazione di Hungerburg vi faccio vedere il panorama. Allora, usciti dalla stazione, proseguiamo dritti e troviamo l'indicazione per salire. Eccola qui, è la Nordkettenbach. Scusate la pronuncia. Che figata. Restaurant. Guardate che posto. Va bene? A posto? Ciao! Arrivederci! Mi raccomando, sostenete il canale iscrivendovi, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e commentate il video. Un saluto da Beppe. Ciao!